È quasi ormai riduttivo parlare di finestre, perché ormai questi sono dei sistemi e anche molto complessi e che devono assolutamente essere performanti rispetto a delle normative sempre più, diciamo, precise su tale strutture. Sì, è corretto parlare di sistemi. Infatti noi da quest'anno usciamo proprio con la denominazione commerciale di sistemi trasparenti, che vuole essere indicazione appunto per il progettista di una sinergia che bisogna creare, dove oltre all'efficienza del serramento entra in gioco la corretta progettazione dell'inserimento nell'involucro edilizio. Sempre di più questo ha una grande importanza nella progettazione. Ecco, infatti lei tra l'altro adesso mi conferma voglio dire, una serie di informazioni che stiamo raccogliendo in questa fiera. C'è la volontà di operare quasi in maniera sartoriale rispetto a un abito, un vestito che bisogna lavorare insieme allo stilista, diciamo così. Assolutamente sì. La scelta di questa presentazione del nostro stand è abbastanza evidente. Noi quest'anno non abbiamo portato nessun prodotto, abbiamo esposto soltanto progetti. Progetti eseguiti, progetti andati a buon fine o in fase di certificazione, tutti quanti con delle particolarità molto diverse tra di loro, dove il prodotto incide al 50% del valore, il resto è progettazione sartoriale cucita su misura su questo progetto. E forse il trucco è proprio questo, trovare una dimensione aziendale che consenta di entrare nel dettaglio con dei prodotti che devono essere sì eseguiti in serie in modo tale da mantenere i dati delle certificazioni, però avere la flessibilità di adattarsi all'esigenza di ciascun progettista, cosa che le grosse aziende che si affidano sempre di più ai rivenditori non riescono sempre a fare. Certo. Senta, visto che voi appunto mi è parso quindi di capire diate un assoluto mano e appoggio tecnico a quelle che poi possono essere le problematiche appunto progettuali, come anche l'esempio dove siamo vicini, questo progetto che tra l'altro è anche presentato nel nostro sito ad opera dell'architetto Benedicter, quindi voi per i nostri navigatori quindi avrete un sito in cui trovarvi, che poi le invito appunto a dire qual è, e credo poi voi abbiate tutto un vostro staff tecnico pronto a aiutare appunto i progettisti. Sì, certo, il nostro sito è www.linfissotn.it. Per dare l'idea di quanto sia importante la progettazione in una media azienda come la nostra, che siamo una 23-25 persone, abbiamo un ufficio tecnico di 5 persone che giornalmente lavora a contatto con il progettista. E che comunque è un buon rapporto. È chiaro. Grazie mille, buon lavoro.